Ora approfondiamo meglio che cosa è la forza normale. Abbiamo detto prima, è la forza che schiaccia l'oggetto perpendicolarmente contro il piano. Qui ci sono vari esempi, piano orizzontale, piano inclinato, piano verticale, quindi un muro. E qua c'è di nuovo il piano orizzontale. Nel caso più semplice, l'oggetto è appoggiato sul piano orizzontale e la forza che lo schiaccia contro il piano, perpendicolarmente contro il piano, cioè la forza normale, è semplicemente la forza peso, mg. Immaginiamo che il peso dell'oggetto sia 10 N. Qui è disegnata anche la forza vincolare che fa il piano per non farsi sfondare. Tuttavia, non sempre la forza normale è la forza peso. Ci sono casi anche più complicati. Per esempio, sempre rimanendo sul piano orizzontale, passiamo a questa figura in cui, oltre ai 10 N di forza peso, immaginiamo di schiacciare, di spingere l'oggetto, il mattone, con una forza F che esercitiamo noi. Questa forza impareremo a scomporla in una componente parallela al piano, quindi una componente orizzontale, forza parallela, e in una componente verticale che è perpendicolare al piano, che si chiama forza perpendicolare. E immaginiamo che questa forza perpendicolare sia, questa freccia verde, sia 2 N. Allora la forza complessiva che schiaccia il mattone contro il piano, cioè la forza normale che schiaccia il mattone contro il piano, non è solo la forza peso. Dobbiamo sommare anche questi 2 N, cioè il mattone è schiacciato contro il piano con 12 N, 10 più 2. È questa la forza normale, quindi vediamo che in questo esempio la forza normale non coincide con la forza peso, per colpa di questa ulteriore forza perpendicolare che schiaccia il mattone contro il piano, cioè la forza perpendicolare che facciamo noi. Quindi se la forza normale è 12 N, il piano reagisce con una forza vincolare di 12 N per non farsi sfondare. Qui ho disegnato anche la forza d'attrito che interviene verso sinistra, perché la componente orizzontale della forza che facciamo noi, quindi F parallelo, cerca di far muovere l'oggetto a destra. E allora interviene l'attrito, la forza d'attrito, che fa come gli studenti, ostacola sempre il movimento. Quindi il mattone vorrebbe spostarsi a destra, sotto l'azione di questa forza, l'attrito interviene e nasce verso sinistra per impedire questo movimento. In quest'altra figura c'è una situazione simile, lo stesso mattone di prima che pesa 10 N, ma stavolta la forza che esercitiamo noi, invece di esercitarla verso il basso a destra, la esercitiamo verso l'alto a destra. E stavolta la componente parallela, F parallelo, è la stessa di prima, ma la componente perpendicolare da 2 N è rivolta in alto. Quindi stavolta l'oggetto è schiacciato contro il piano con una forza che è 10 N meno 2 N, quindi solo 8 N, perché questa componente F perpendicolare che esercitiamo noi va ad alleggerire il peso del mattone. Invece prima si sommava al peso del mattone, prima era 10 più 2 N, perché le due forze erano rivolte tutte e due in basso. Qui invece dobbiamo fare la differenza, quindi 10 meno 2 N. Quindi il mattone è schiacciato con 8 N. Vediamo quindi che anche in questo caso la forza normale che schiaccia il mattone contro il piano non è la forza peso, che era 10 N, invece è solo 8 N. E il piano reagisce con soli 8 N di forza vincolare, per non farsi sfondare. Infine vediamo questi due esempi dove di nuovo la forza normale non coincide con la forza peso. Stesso mattone di prima sul piano inclinato, forza peso da 10 N, ma la forza peso impareremo a scomporla in una componente perpendicolare al piano, che si chiama forza peso perpendicolare, e in una componente parallela al piano, che si chiama forza peso parallela. Quella che cerca di schiacciare l'oggetto contro il piano non è la forza peso, ma è soltanto la sua componente perpendicolare, che immaginiamo sia per esempio di 8 N, più corta rispetto ai 10 N della forza peso. Quindi la forza normale, questa che cerca di schiacciare il mattone contro il piano, non è la forza peso, non è 10 N, è solo 8 N. E il piano reagisce con la forza vincolare da 8 N.
Qui ho disegnato anche la forza d'attrito che nasce verso destra per tener fermo il mattone che altrimenti tende a scivolare a sinistra per colpa della forza peso parallela. Nell'ultimo disegno ho immaginato un oggetto come per esempio un diario appoggiato contro il muro e sempre lo stesso mattone di prima in pratica che pesa 10 N. Naturalmente questo mattone tende a cadere, però se noi schiacciamo questo mattone, questo diario contro il muro con una forza che facciamo noi, per esempio di 15 N, allora facciamo nascere l'attrito, perché abbiamo visto che l'attrito nasce anche grazie allo schiacciamento dell'oggetto contro il piano. Se noi schiacciamo l'oggetto contro il piano, nasce la forza d'attrito. Quindi noi schiacciamo l'oggetto contro il muro con 15 N. Questa è la forza normale, la esercitiamo noi. Allora nasce la forza d'attrito. E questa forza d'attrito è rivolta in alto e serve appunto a contrastare la forza peso che vuole far cadere il diario. Come al solito la forza d'attrito infatti nasce per contrastare il movimento dell'oggetto. Vorrebbe andare in basso, l'attrito nasce in alto. Poi ho disegnato anche in questo caso la forza vincolare che esercita il muro per non farsi sfondare. Siccome la forza normale è 15 N, anche la forza vincolare che fa il muro è 15 N. Questi esempi che abbiamo visto adesso rappresentano delle situazioni tipiche degli esercizi che vedremo più avanti anche del compito in classe. Quindi così gli studenti possono vedere di che morte dovranno morire.